te le chiede. La chiedetta abbandonata. Oh, guarda che roba, la chiedetta abbandonata, che qua mi trovo. Questo qua mi trovo. In mente campagna dell'Ardini. Dell'Ardini. Questo qua è l'Ardini. In mente qua è un'altra Ardini maestra. Che ti trova di lungo fiume, del fiume Po. E ritorno dall'ora del tramonto. Non ancora tramonto. Mi trovo in località, Bonello, a Bonello, frazione di Gaiba. Adesso sto andando a vedere la chiesetta abbandonata. Non ricordo più come si chiama il nome della chiesetta. Cavolo. Poi ci sono alcune carte abbandonate, vedete qua la carta abbandonata. Ancora questa qua, in carta rurale, con la tagna. E questa qua la carta abbandonata. Non mi trovo qua a Bonello. Sono venuto qua a fare qualche cazzo, così. Questa qua, vedete la macchina fotografica. Arrivato con una volta che sono venuto qua a vedere le chiesette, a vedere lo stato delle chiese, perché l'ultima volta che ci sono stato qua, 5-6 anni fa, era molto male, molto male. Perché è un stato di totale abbandono e purtroppo non è più in funzione, perché ormai ci siamo in mezzo a campagna. Adesso, dopo a distanza di 5-6 anni, mi ricordo, più o meno 2015-2016, adesso sono venuto a vedere lo stato delle chiese. Amo sempre che questa struttura che è rimasta intatta come 5 anni fa. Però bisogna vedere lo stato dentro nelle chiese. Ormai ho messo tutto un totale abbandono, totale abbandonato, purtroppo, un peccato. Anche vedete quella casa lì, abbandonata, una casa molto tagliata. Quella tagliata, mi sembra. Non so cosa sia questo qua. La casa con la parete, il muro tutto crepato, causata da terremoto, anche con l'età che sarebbe costruita in primo 1900, più di 30 anni. Però vedo evidentemente la stradina che doveva passare il trattore, quindi ci sono tutte impronte, significa il trattore con la macchina agricola. Un trattore organico che passa molto spesso qua per far lavorare nei campi. Vedete, ci sono evidenti, ben evidenti impronte, che sembra tutta impronta fresca, dalla ruota del trattore. Trattore a rimocchio. Guardate questa casa abbandonata. Vacca boia, metto piede qua. Guardate la trave, tutto crollato, guarda, porca miseria, tutto crollato qua. Guarda la trave dove ti tengono il pavimento e il tetto. Tutto crollato, porca miseria. Porca miseria, tutto abbandonato qua. Porca miseria, tutto abbandonato. Guardate, tutto un totale chiuffetto, porca miseria, un cammino, il muro tutto crepato qua, ha messo tutto molto brutto, la cara che porta sopra il soffitto granaio, mi sembra, tutta casa, tutta abbandonata, guarda che roba, porca miseria, che schifo, guarda tutto, è evidente una grossa crepa. Tutta causata da terremoto, come sempre. Dietro troviamo la vegetazione, tutta completa dalla vegetazione. Vedete, guarda quella casa. Da un rumore. Ecco, da un rumore della moto. Ho rumore della motocross, vedete? Guardate.
Ho tentato, non ho fatto il rumore da motocrotte, perché mi sembrava fatto il rumore o qualcosa, il rumore del trattore organico. Ecco, vedete, sembra un trepatoio. Da un tocco, come si chiama, pezzo di trepatoio, per mettere dentro il veleno per disinfettare le piante. Ecco, non è libera delle vite, in metà campagna. Guarda che roba. Porca miseria. Adesso mi cammino in mezzo al campo, con il corpo, guardate i miei corpi. Però... guardate. Adesso... guardate, tre case. Il numero civico, il numero 13, tra parete, vedete, 13. Questa è la via Bonello, si chiama via Bonello. La casa che era abitata dai Vergari, dai contadini Vergari. Questo qua, 3, le cose, le trevi, il pane, il cemento, che serviva per vite uva, per piante uva. Dove coltivava l'uva? Oltre a altri tipi di piante, mi ho dato un pezzo di stoffa e la stata terra. La stoffa del Vergari. Guardate, te l'ho chiesto, guardate come sono in condizioni. Poi te la macchina fotografica, un attimo. Ecco. Guarda come sono in condizioni delle chiese, porca miseria, la attaccata la macchina. Guardate come sono in condizioni delle chiese, con due travi. I due travi dai muratori per evitare che crollette la cosa sopra le larghe travi. Però nel campanile sempre che sia intatto in perfette condizioni. Ma a me sembra che non c'è più la campana che sarebbe caccata giù. Porca miseria. Non arriverà dalla vita. Guarda che bello, tutto il colore. Oh, c'è qualche problema della metà di fuoco. E il colore giallo, ambra, e il colore da tramonto. Adesso ho fatto qualche foto, dopo... adesso prendo la macchina fotografica, ho fatto qualche catto. Quella casa sono entrato, ma non potevo fare il giù per alto rischio di cadere giù dal crollo, perché visto che la casa è in pessime condizioni, mi sta molto male, hai detto il rischio di cacare giù. Quindi mi raccomando, non fate come me. Se volete visitare quella casa abbandonata, appena faccata tutta la porta da testo, entrata, ma non cercate di girare dentro nella casa per il rischio di crollo. Un pavimento che va giù, ti cacca giù. Dopo c'è un grosso guai. Ok, mi raccomando. Fate qualche catto. Ecco come ti presento la facciata della chiesa. La chiesa è tutta totalmente abbandonata. Ecco, c'è niente da più, c'è un po' d'aria, niente da più, anche questa è tutta abbandonata, è un po' da lampada, tutta la facciata paccata davanti lì, sicuramente davanti lì, è un po' di cemento, forse potrebbe essere un piccolo gradino per entrare nella chiesa. È la porta qua, la porta da testo, con l'arcata sopra, la porta tutta paccata, vedete qua. Un pezzo di legno, la trave, che trave puoi sostenere, poi non farete caccare giù, questo muro, ha composto qua, la trave che arriva qua, tutta paccata qua, buttata giù, e qui ti metto quella parte sinistra, la retta della porta di legno, tutta paccata qua. Porca miseria, tutta paccata, guarda, questo qua, la piccola finestrella con l'interno di colore azzurro. All'udurro che rappresenta il cielo, che poteva essere qualcosa qua, una madonnina, poteva essere una madonnina.
probabilmente oh, sarebbe portata via perché la chiesa era in pericolo di caccare giù, oppure quella conflitto, no? Adesso vediamo cosa c'è dentro, dentro ti metti molto male e poi ti tira guano, pieno di guano, devi tirare alla panca, la panca in uno, tutto porco, poi ti tengono due votivi con punta duro, uno di Tancretano, Tant'Antonio, che ti tengono due tatuine, portate via tutto ripulito, tranne alcune volte di fiori sulla terra. Vedete? Adesso vediamo un po'. Guardate, porca miseria. Porca miseria. Potete vedere una bella chiesa. Potete vedere una chiesa molto bella. Purtroppo tutto è finito caccato giù. Porca miseria. Guarda. Poi ci sono due nicchie. Sempre in tinta duro, che è presente in giro, una di Tancretano, a Sant'Antonio. Due tatuine, buttate via, un po' stamattina qua tutto buttato giù. Un pezzo di guano, sporco, e tutte impronte dalla ruota della bicicletta, o magari qualche moto, che ha fatto un giro, alla panca tutto porco, pieno di guano, tutto molto male. Porca materia. Tutto paccato qua, un po' di mattone è andato giù. Intagratto, potete mettere un biglietto, ma intagratto. Mette sopra l'abitide, tutto paccato qua, porca miseria. Tutto andato giù, tutta caduta da terremoto, sicuramente terremoto. Guardate, porca miseria. Ecco, c'è questo foglio, della Madonna, questo qua. Cos'è questo qua? L'elemento di fuoco non me lo permette di visualizzare meglio questo qua, la lampada elettrica, la parte, il fiore vinto pratica, qua dentro pieno di sacchi. Guardate, ma porca miseria, tutto paccato, un paccato, vedete, questa è la panca, arrotondata, questo qua, tutti quelli che venivano a cantare, quelli, un gruppo di coro che cantano durante la Santa Messa. Ecco, guardate, c'è la finestra tutta murata, rimane la porta aperta qua. E il muro, probabilmente è stato rifatto un nuovo muro perché sarebbe tutto appaccato, buttato tutto giù. Ma questo qua che rimane una mincera, qualcosa, una mincera. Tutto buttato giù, anche questa la finestra con il muro, è stato rifatto un nuovo muro. Questo qua che è entrato la porta. Tutto buttato giù, guardate, porca miseria, cosa è rimasto qua? Porca miseria, un peccato vedere in questa condizione in totale tanto di abbandono, un peccato vedere in totale tanto di abbandono, porca miseria, che tristezza, guarda, che triste vedere così, porca miseria, ci potrebbe fare per ristrutturare, per ritornare alla chiesetta nuova, perché la chiesetta è un luogo sacro dove possono venire i fedeli a pregare. Avete letto tutto qua, tutto abbandono, un peccato. Vabbè. Adesso è il momento di silenzio. Anche tra chiesa, intanto di abbandono, rimane sempre tutto totale silenzio. Silenzio. Un canto per lampadario o qualcosa. Alla stretta di qualche decretiato. Un abbandono, un senza tetto mi sembra. Vabbè, fate qualche cazzo dopo me ne vado. Adesso. Porca miseria, è un peccato vedere queste condizioni. Allora che ho fatto? Ho fatto qualche intervista, ho fatto grafico in questa chiesetta. Non mi ricordo più il nome. Tra un cartello che ha fittato un po' per avanti appena la strada che sente giù dalla regina per venire qua. Venendo da dentro di Gaiba. Ecco vedete qua. Come ho mostrato prima. La finestra murata, vedete qua. Tempate di tegoli. Una tegola, il tegolo è caduto giù da tetto. Ho comportato la grandaglia che arriva qua, buttato giù tutto. Buttato tutto giù. Mamma mia, che disgrazia!
Ecco, c'è un macchinario, un trattore che sarebbe venuto qua, ha fatto qualche pulizia, ha tirato via qualche piante, non so per quale motivo, ecco, la piccola panchina. Vedete, perché ti vedo che ha fatto qualche pulizia, questo qua, ecco, cos'è questa roba qua? Tutto murato qua. Tutto da una macchina, un macchinario, un trattore, un macchinario, vedete, tutte le impronte fresche, fresche, del trattore, guardate. Tutto pulito qua. Ecco l'abito della chiesa. Con questo un po' di poteria in pratica. Ti vedo che sarebbe stata tagliata da alcune ripere, arbusti, tutte robe, tutte alte fin qua alto. Mi ha detto tutte robe attaccate al muro qua, c'è una finestra, la finestra tutta appaccata qua. Perché ho fatto un doppio muro, vedete, un muro in terreno ancora vecchio, un muro in terreno ancora nuovo, tutto rifatto. Però purtroppo la chiesa è messa tutta malissima, messa tutta male qua, purtroppo. Porca miseria. Ecco, l'abito è una chiesa bellissima, bellissima. Adesso vi faccio mostrare il campanile della chiesa, che sembra il campanile che ti ha conservato in perfetta condizione, guardate che bella la chiesa, guardate che bella campanile. A di fianco c'è una bella luna, la luna. Porca miseria, che bella, guarda che roba. Comunque è in perfetta condizione. Sono fatto del tronco da riportata tagliata qua. Ecco qua l'entrata del campanile. Guarda, sta caccata tutto giù. Un po' dalla porta, la porta qua. Questo qua. E giunti. Questo qua sarebbe qualcosa giunto dalla porta, tutta caccata, buttata giù. Porca miseria, guardate. Allora, non c'è la campana è buttata di tutto qua. Guardate, porca miseria. Manca la campana, ti ha buttato giù, tutto è buttato giù. È un peccato vedere mettere in condizioni. Vabbè, vado a casa. Ho fatto una breve riproduzione di questa chiesa abbandonata. Non ho mai dimenticato mai. Oh, vabbè. Non fa quello che ti può fare. Se ti lavora, in realtà in piedi, rimane così. Ma sicuramente non verrà ristrutturato. Ma. Vabbè. Adesso vado. Adesso sta arrivando il buio. Vabbè. Ti saluto. Ci vediamo alla prossima. Bene.